Terzo video per capire come andare a fare delle negoziazioni. Forse lo metterei al punto iniziale, così come abbiamo detto, tratta per chiudere, lo diciamo anche con questa formula dell'arrivare convinti di quello che deve essere il nostro risultato finale. Quindi ci possono essere delle condizioni in cui vogliamo una cosa e quello è il risultato, ma magari non ce la possiamo permettere, oppure la vogliamo pagare una determinata cifra, oppure la vogliamo in determinate condizioni. E quindi noi dobbiamo sapere qual è il risultato finale e dobbiamo sapere quanto siamo pronti a spendere per questo. E quindi da questa considerazione parliamo di prezzo e valore. Il prezzo è quanto noi effettivamente paghiamo, è quello che c'è scritto sul cartellino, quello che passa quando facciamo strisciare il prodotto sul lettore ottico alle casse automatiche. Quello è il prezzo. Il valore è quello che decidiamo noi, ok? E specialmente in campo immobiliare, queste due voci possono essere esageratamente diverse. Noi alle volte paghiamo degli immobili oltre il prezzo perché sappiamo che con degli accorgimenti, con delle condizioni, possono essere possono avere un valore molto più alto. Molto, molto più alto. Okay? E quindi non ci interessa in sé tanto quanto paghiamo, è ovvio che andremo a fare delle negoziazioni anche da questo punto di vista, ma a noi interessa il valore, perché il valore determina il prezzo che magari ci possono dare. Quindi se per te la casa sotto al tuo appartamento, l'appartamento sotto di te per la figlia che si sposerà tra 2 anni, ha un valore, devi comprare quel valore e non il prezzo, e ti garantisco che quel prezzo non lo pagherà nessun altro per quella casa, ok? E quindi questo lo devi sapere, ma non è un problema, hai scelto il tuo valore. Quindi non è importante, l'importante è che quando noi chiudiamo una trattativa dobbiamo essere contenti e questo è fondamentale. Tante volte mi trovo sui mercati a dire questa casa l'ho pagata di più, ma sono contento. Quindi l'ho pagata di più, ma sono contento. Ho visto fare delle trattative di immobili partite a 180 e non in asta, chiusa a 215, ok? Perché c'era un altro acquirente, no, la voglio io, e hanno aumentato il prezzo. E allora quelle persone lì che hanno pagato un prezzo diverso hanno dato un valore più alto rispetto a quello che un altro acquirente poteva dare. E quindi questo è importante per noi, ma noi dobbiamo saperlo all'inizio. Ti serve una consulenza legata alla gestione del patrimonio immobiliare o all'investimento immobiliare? Scrivimi la mail che trovi in didascalia. Ciao!